Come sapete, ogni tanto io mi sveglio la notte e mi pongo il dilemma di come tarare i tester, come sapere se sono precisi, perché per misurare qualcosa con un tester e capire che è preciso servirebbe un altro tester tarato, ma come fai a capire che questo è tarato? Allora te ne serve un altro preciso, e però che fai? Ti fidi di quello? Te ne serve un altro ancora, e tutti sono leggermente differenti. Finché un giorno mi è capitato di vedere questo piccolo circuito integrato qua, che se riuscissi a portarlo indietro, eccolo qui. E così ne ho preso uno. Quindi ora, se riuscissi a tenere in inquadratura e non facessi come al solito il coglione, ora direi montiamo questo coso. Su una scheda, come si dice, una board, su una lastra, come si dice board in italiano? Oh, che palle, su una tavola di pane, questa è una tavola di pane, una breadboard. Su questa tavola di pane noi estirperemo queste cagate fatte chissà quando e monteremo questo integratino e lo proveremo un po' e vedremo le tensioni che ci dà. A quanto pare non servono componenti esterni. Verifichiamo, perché fidarsi è bene, non fidarsi è più meglio. Sì, qua mi dà tutte le caratteristiche, la precisione, ma 10 millivolt di errore. Speravo di meno, però ok. Adesso non esageriamo però. Absolute di qua di là, lui funziona così. E però vedo che c'è una output trimming, va bene, non me ne fotte un cazzo, io lo accenderò e vedrò che cazzo succede, perché noise filtering, ma qua vedo componenti, però che cazzo mi stai dicendo? La banda, va bene, noi lo accendiamo e come va va. In teoria se io non muovo questa piastra di pane dovrebbe rimanere tutto in inquadratura. Ora noi estirpiamo questi fili che riutilizzeremo e proviamo un po'. Qui c'è un 74 LS193, qui c'è un BC 141, ma chissà che cazzo stavo facendo. Qui c'è un NE555, bello, del 1991, che voi sicuramente non avete visto un cazzo perché io ero qua e l'inquadratura è qua. Ma che due coglioni! Ma posso essere così coglione? Comunque, vabbè. Ok, qui abbiamo Ponticelli, Ponticelli, Ponticelli li scippo pure. Ora, siccome non ci riesco, userò una pinzetta bastarda cosiddetta. Ponticelli fatti con il filo rigido come si faceva una volta con il cavetto telefonico, invece di usare quei cazzo di jumper dell'Arduino di merda, io preferisco usare quel cavetto rigido, il cavetto telefonico rosso e bianco, perché lo taglia a misura, è rigido e rimane in posizione. Questa breadboard fa veramente schifo, vediamo se riesco a dargli una pulita. Vabbè, chi se ne sbatte? Prima cosa, piazziamo il nostro circuito integrato, il cui pin 1 in base allo schema è, uno dirà il pin 1 è dove c'è il pirlo, vedete questo piccolo pirlo qui? No, invece no, quello è il pin 8, perché? Perché sono dei bastardi di merda. E quindi hanno deciso che quello è il pin 8. Ora non ricordo se in questo tipo di case questo è lo standard. Ma mi suona strano che in qualsiasi circuito integrato dell'intero universo il pin 1 sia identificato da questo pirlo e invece il pirlo è il pin 8. A me sembra veramente strano. Invece il pin 1 è da questa parte, come si vede sullo schema che sta lì, che voi non vedete e che avete visto prima. Quindi io adesso prendo 1, 2, 3 e 4 da un lato.
5, 6, 7, 8 dall'altro. E già stavo sbagliando, infatti. Li piegherò analmente. In teoria adesso io ho la possibilità di ficcarlo. Ok, allora questo lo metto qua e questo lo metto qua, così abbiamo la possibilità di metterci positivo e negativo. Quindi il positivo va sul pin 8 e quindi è di là, e quindi il positivo lo mettiamo di qua, e il pin 8 li mettiamo un bel ponticello verso il positivo, mentre il negativo è il pin 4, che è questo qua sotto, lo mettiamo dove c'è la linea del negativo. In questo momento io già potrei alimentarlo e in teoria dovrei poter avere delle uscite, chi lo sa. Però come le prendo queste uscite? Allora, le uscite sono su 1, 2 e 3, pin 1, 2 e 3. Quindi abbiamo un'uscita qui, un'altra uscita qui, e la terza uscita è il pin 3. Positivo, piedino 8. Negativo, piedino 4. Piedini 1, 2 e 3 sono le mie uscite di tensione, che a questo punto dovrebbe essere super precisa. A quanto si alimenta questo dispositivo? E quindi abbiamo piedino 8 positivo che va sul positivo che va sul positivo. Piedino 4 che va su questa linea blu negativo che va sul negativo. Perfetto. Poi piedini 1, 2 e 3, come vedete, sono 1, 2 e 3 e sono le uscite a 2,5, 5, 7,5 volt. A quanto pare mettendoli insieme si ottiene il 10 volte, cose del genere, non ho capito bene. Va bene, me ne sbatto. No, forse c'è un'uscita a 10 volt? Me la sono persa? Ah, 2, 5, 5 e 10. Sono io il coglione. Puoi unire 2, 5 e 5 e fare il 7 e 5, ma a me non me ne frega un cazzo. Io devo solo sapere come cazzo si alimenta. Quanti volt ci si danno di alimentazione? Qual è l'alimentazione di questo coso? Me lo vuoi dire? Ah, input voltage tra 4,5 e 30 volt. Quindi ce ne sbattiamo, gli diamo 12 volt a sto stronzo. 12 volt ti deve bastare. Beh, a questo punto che dire? Usiamo l'alimentatore fine di mondo? Ma perché no? Ci riusciremo? Non si sa. Avremo dei cavetti di alimentazione degni di questo nome? No. Ovviamente no, perché non ce le ho due banane. Banane, due banane. Mi servono due banane. Le banane. Datemi le banane. E niente, non ho cavi a banana, quindi devo usare questo, l'alimentatore autocostruito fine di mondo. Anche lui è fine di mondo. Se volete aiutarmi a spedirmi dei cavetti a banana, io ve ne sarei grato. Mi gratterei tantissimo. E quindi adesso noi colleghiamo l'alimentazione così. Magari prima un'occhiata all'alimentazione gliela diamo, eh? Ecco, perché adesso io qua vado a, in teoria, diciamo attorno ai 12. Vediamo quanto misuro. Quanto misuro con il tester UNIT. Quindi UNIT lo ficco qui. Pippi, 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 pippi. Tanto non farà mai contatto, io lo so. Infatti non tiene. Ma perché? Perché? Fare le cose con una mano è sconveniente. E guardalo lì, 12,34 volt. Mi piace. Bene. Ora alimentiamo immediatamente questo circuito e poi facciamo le misure. Inquadratura sghemba, ma va bene. Allora, negativo qua, positivo qua. In teoria io ho acceso questo circuito. Vediamo se l'alimentazione arriva ai pin dove deve arrivare. Cosa apparirà?
unire i puntini. Io ho un positivo qua e un negativo qua e ottengo 12,28 volt. Ma adesso, in teoria, io tra negativo e piedino questo dovrei avere qualcosa. 2,486, 4,994 e 10,00. Wow, guardate che figens! È veramente vero allora che è vero. Non ho avuto bisogno di questi ponticelli del cazzo. Questo è l'unico che mi delude, sì, mi delude questo, lui mi delude. Caro 2,5 volt, tu mi deludi. E il case non misura niente, va bene. Questo 2, qualcosa. 2,90, vabbè, 2,490, ma sta salendo, forse si sta assestando. Ci sono delle oscillazioni, forse siano i ponticelli, perché c'è anche questo discorso qua che la massa non è detto che massi per bene. Però qua sull'integrato ho... Allora, se io misuro la massa qui, direttamente sul piedino, beh, 2,485. Sì, c'ha delle oscillazioni. Lasciamolo acceso un attimo e poi vediamo. Allora, il setting time è di 200 microsecondi in base a quanto dice il datasheet, se non ho letto male, quindi non c'è da aspettare un cazzo. La temperatura a cui sono fatte le misure nel datasheet è di 25 gradi, ma il grafico della temperatura me lo dà stabile da 0 a 25, ecco, quindi siamo all'incirca qui. E quindi ci siamo. Poi la misura più precisa che lui tira fuori è quella sui 10 volt. In effetti devo dire che ho misurato 10 volt perfetti, con due cifre decimali, d'accordo. E quindi direi che ci siamo, insomma. Siamo nei range di tolleranza stabiliti da questo datasheet e quindi non vedo componenti da applicare. Questi schemi riguardano le regolazioni che si possono fare sulle tensioni in uscita, però effettivamente abbiamo 10 volt. Ora non mi ricordo che cazzo è la nostra unità, se è SOK, ma insomma siamo lì. La nostra unità è una, dove cazzo è? È una, non si vede, KH. Quindi dov'è la K? Ecco la K. È quello preciso, diciamo, è il più preciso di tutti. E H è il tipo di case. KH è questo case qua, che è 8 pin metal TO99H08 bla bla bla. Bene, e tra l'altro veramente carino. Queste sono le tolleranze e i cambiamenti. Quindi tolleranze basse per il K, che sarebbe il mio, sarebbero più o meno 10 mV, però qua io ho 2,5 volt più o meno 3,5 millivolt. Eh sì, ma mi sa che ci siamo, eh. Allora, 2,5 volt lui mi dà una tolleranza di 3,5 millivolt e qua siamo. Allora proviamo i 5. 5 volt sono sul piedino, vabbè, su quei piedini lì, sempre fidandoci di questo tester ovviamente, mentre il 10 volt, adesso la scala è andata a puttane, 10 volt perfetto e dovrebbe essere una tolleranza di 10 millivolt. E quindi questo oggetto estrae delle tensioni molto regolari. Sì, si può tarare al millivolt un tester. Ora vediamo il LaFaget che cosa mi dice. Ecco, il LaFaget mi dà 10 millivolt in meno rispetto all'Unity.
Qui me ne dà 4,95, 4,94, 4,95 e il 2,49 mi dà un po' più, mi dà 10 millivolt. Ma prima mi pare che mi dava, cosa mi dava prima? Forse ho scazzato la misura di prima, forse sono un coglione. Forse sono un coglione. Infatti, non sono 3,5 millivolt qua, qui sono molti di più, sono 12 millivolt, 11. E quindi che cazzo è? Vabbè, comunque sia, è un interessante giochino questo integrato che tira fuori tensioni di riferimento. E boh. Il venditore su eBay mi ha mandato anche queste resistenze. Sinceramente non so perché. Spesso fanno questi regalini. Tu ordini una cosa e ti mandano delle resistenze, dei cazzi e così. E quindi va bene, la nostra sperimentazione con questo simpatico integratino finisce qui. Lo estraggo, lo ficco nella sua spugna qua e vaffanculo, sta già cadendo a terra, vaffanculo. Mi sono ricordato che davanti a me giace un tester Megatron, che è veramente un tester carino e che so essere tarato molto bene. E in effetti con questo io vado a misurare 2,5 volt, guardate lì, e poi misuro 5 volt, guardate lì. Ho avuto culo? Beh, sì, mi manca la cifra decimale. E poi misuro 10 volt. Beh, così è veramente carino. Vediamo se c'è modo di settare un range qua. Vediamo così. 2,500, ma è pazzesco. Poi misuro. Qua sono fuori range, puttana di Eva. Perché non mi misura 5, bastardo? Sono fuori range, maledetto. Però tra 2, 5 e 5 cosa misuro? Misuro 2, 4, 9, 7. Posso anche fare questo tipo di misura. Quindi ho 3 millivolt sui 5, sicuramente, considerando che qua ho 2,5 precisi. E poi sul 10, sul 10 sono fuori però. Però tra questo e questo sono pure fuori, perché ho 5. Allora, cambiamo range. E per forza dobbiamo andare qua, perché il 5 lo misuro così. E il 10 lo misuro così. 10,02. Vabbè, allora sei bastardo. Prima mi davi 10. 7,5, infatti 7,48 la differenza. Sto provando tra i pin 1 e 3, anziché tra 1 e 4. Tra 1 e 4 ho il 10 volt. Tra 3 e 4 ho il 2,5, tra 2 e 4 ho il 5, ma tra il 2 e il 3 ho la differenza 2,5, siamo lì. Tra 1 e 3 ho la differenza, siamo a 7,48, sarebbero i 7,5 volt. Tra 1 e 4 ho il 10 volt, 10,02. E comunque siamo nel range di tolleranza perché è più o meno 10 millivolt il range. Quindi questo coso fa, funge, esegue le cose. Che dire? Interessante circuitino. Ricordatevi sempre che qua il pirlo è il pedino 8 e che questo qua è il pedino 1, 1, 2, 3, 4 che va alla massa e poi da di dietro 5, 6, 7 e 8 che va al positivo, che potete alimentare da 5 a 30 volt più o meno in base a quello che dice il datasheet. Io lo sto alimentando a 12 volt. Simpatico, tira fuori le tensioni che potete misurare tra il piedino 4, che è la massa, e qui avete 2,5, 5 volt e 10 volt. Se poi tra 2,5 e 5 misurate, ottenete una differenza di 2,5 volt. Se misurate tra 5 e 10, ottenete una differenza misurabile di 5 volt. E tra 2, 5 e 10 ottenete un 7,5 volt. E quindi avete anche delle misure che potete fare in questo modo.
E così, diciamo, più o meno empiricamente, con un integratino che vi dà una precisione di qualche millivolt, potete tarare i vostri strumenti. Ora, ho scoperto che quelli sono, beh, sono ok alla fine, ma lui è veramente on the spot, è veramente preciso, questo Megatron recuperato. Era stato gettato via perché era guasto, e il guasto era il fusibile bruciato. Beh, se dobbiamo fidarci di quello che c'è scritto qua sul manuale, che trovate qui, sembra discretamente preciso. Quindi, insomma, se lui non ha la taratura sballata, ma mi sembra di capire che no, lui non ha la taratura sballata, è un tester molto preciso. E qua ci sono diverse caratteristiche. Misure di capacità, induzione. Ah no, introduction. Questo è il maintenance, vaffanculo. Maintenance. User manual, fusibile, fusibile di potenza, e niente, va bene, comunque interessante. Avete visto questo breve video su questo stronzissimo integrato molto Gotowi, che devo dire mi dà una sensazione veramente di superfettazione Gotowi. Sono soddisfatto, dai, va bene, che dobbiamo fare? Purtroppo questo è, ce lo dobbiamo tenere.